Sospenderanno il loro presidio permanente per trascorrere il Ferragosto con le loro famiglie. I lavoratori ex Dasti lasciano quindi l'ingresso di Palazzo Longano, ma con un grande punto interrogativo. Quello inerente al nodo della presentazione della domanda di disoccupazione. Il dubbio amletico è legato alla paura di perdere, una volta presentata la domanda, le speranze di essere riassunti nell'ambito dell'accordo quadro. La prossima settimana, per l'esattezza martedì, i lavoratori devono decidere se andare a presentare domanda di disoccupazione, scriversi disoccupato all'ufficio di collocamento e presentare la domanda di disoccupazione o no. Cosa vuol dire in parole povere questo? Che se loro fanno domanda di disoccupazione riusciranno a prendere un sussidio di circa 1000 euro, di oltre 1000 euro al mese per 8, 10, 12 mesi secondo l'età. E in qualche modo dare, come dire, portare un po' di respiro alle loro famiglie. Però questo comporta che, non avendo inserito nell'accordo quadro questo passaggio, che anche chi presenta domanda di disoccupazione può rimanere nel circuito, rischiano di rimanere fuori. Chiediamo all'amministrazione comunale di insistere a partire da domani, che è ancora il giornata lavorativo, con l'ufficio del lavoro di inserire un accordo, una qualche clausola, che sia anche l'ufficio del lavoro, che possa dare garanzia ai lavoratori che possono rimanere nel circuito presentando domanda di disoccupazione. Dal canto loro i manifestanti assicurano che sono pronti a riprendere il presidio permanente nel caso in cui non dovessero esserci sviluppi. Sicuramente, se non ci sarà niente di nuovo, riprenderemo di nuovo a fare questo presidio. Non lo so se sarà un presidio più forte e che abbia più risonanza sulla città, sulla politica, perché a tutt'oggi, nonostante le nostre lettere fatte a tutte le persone competenti della situazione, non ci è stata data nessuna risposta.